Fermiamo il golpe elettromagnetico. Questo è il titolo del presidio che si svolgerà domani a Roma, in Piazza dei Santi Apostoli. Le accuse sono quelle di favorire il business delle compagnie telefoniche in dispregio dei principi della proprietà privata, dei poteri di autonomia locale attribuiti ai sindaci, nonché del principio di precauzione e di prevenzione del danno sanciti dall'Unione Europea. Alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza di governo per favorire il lancio del 5G intendono infatti abolire una delle norme più cautelative d'Europa, innalzando di oltre 100 volte l'irraggiamento elettromagnetico nell'aria. Si propone l'abolizione del principio di minimizzazione del rischio, che è un principio fondamentale, minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, sancita in maniera molto evidente dalla legge quadro. E il principio che informa sostanzialmente tutti i piani antenne e le iniziative a livello locale per tutelare i cittadini. Eliminazione di tutti i tipi di vincoli, vincoli di natura paesaggistica, sismica, deroga alla disciplina urbanistica, alla disciplina edilizia, procedure facilitate nei contenziosi tra governo e telco, quindi facilitate ovviamente a vantaggio delle telco, niente canoni di concessione da pagare, quindi un percorso tutto in discesa. La conseguenza potrebbe non più riguardare solo le persone attualmente elettrosensibili, che già oggi presentano una serie di disagi causati dalle frequenze, come ad esempio cefalee, insonnia e debolezza, riduzione della memoria, eruzioni cutanee, disturbi uditivi, visivi e dell'equilibrio e altro ancora. Le loro condizioni potrebbero peggiorare.